Buongiorno, sono Michela Longo, docente del Politecnico di Milano. Immaginate per un attimo come sarebbe il mondo senza l'energia elettrica. Ci avete mai pensato? Ad esempio, io non avrei potuto registrare questo video e voi non potreste vederlo dal vostro PC o smartphone. Praticamente ogni momento della nostra vita oggi dipende dall'energia elettrica. Anche la nostra salute sarebbe a rischio senza, perché l'elettricità mantiene funzionanti ospedali e apparecchiature medico-chirurgiche. Il mondo moderno ci sta offrendo molte sfide e altrettante opportunità. Le sfide globali sono legate alla sostenibilità, ai cambiamenti climatici e a migliorare l'impatto sull'ambiente del nostro modo di vivere. Il corso di ingegneria elettrica è progettato per rendere i futuri ingegneri pronti a queste sfide. L'elettricità è la forma di energia che offre le maggiori opportunità in questo senso. È un'energia pulita, verde, si trasporta facilmente e senza inquinare. Attraverso l'elettricità passa l'integrazione delle fonti rinnovabili, le uniche in grado di mitigare l'impatto delle fonti fossili e di garantire la sostenibilità per le generazioni future. Per questo l'elettricità è la più moderna tra le fonti di energia. Grazie all'Internet of Things, la tecnologia che massimizza la raccolta e l'utilizzo dei dati, ai sistemi di telecomunicazione e controllo, all'intelligenza artificiale, consente il funzionamento di tutte le applicazioni che oggi migliorano la nostra vita, dove viviamo e dove lavoriamo. Smart grids, smart cities, Industry 4.0, i vehicles, home automation. L'ingegnere elettrico si pone quindi come figura centrale e insostituibile nella realizzazione di questi nuovi paradigmi che impattano in ambito industriale e sociale. L'ingegneria elettrica, infatti, ha nella interdisciplinarietà uno dei propri punti di forza, dal momento che interagisce con quasi tutte le discipline delle altre ingegnerie. L'ingegnere elettrico domina e plasma, secondo le sue esigenze, tutte le materie scientifiche di base, come la matematica, la fisica, la chimica. Studia anche le discipline di settori affini, perché sono fondamentali per l'ingegnere del domani, dalla meccanica all'informatica, dall'automatica all'elettronica, l'energetica, l'economia e la gestione aziendale. Lo fa in modo etico, rispettoso degli altri e dell'ambiente, perché impara a lavorare anche in squadra, a essere autorevole, a trasmettere la propria conoscenza. Poi ci sono gli insegnamenti specialistici che si concentrano sugli impianti elettrici, le macchine elettriche e l'elettronica di potenza per l'automazione, le misure elettriche ed elettroniche e la sensoristica e tutte le applicazioni dell'elettromagnetismo. Il nostro corso di studi ha uno dei migliori rapporti docente-studente al Politecnico di Milano. Questo facilita l'interazione in classe, rende proficua la partecipazione ai nostri laboratori sperimentali, ai progetti e alle attività di didattica innovativa. Il corso di studio è suddiviso nella laurea di primo livello, triennale, dopo la quale è possibile rivolgersi al mondo del lavoro oppure proseguire per la laurea magistrale biennale. Per la laurea magistrale, il Politecnico offre un percorso principale caratterizzato da ampiezza di contenuti e forte multidisciplinarietà e due percorsi specialistici, il percorso Smart Grid, sponsorizzato da Enel, che si concentra sull'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti elettriche grazie alle telecomunicazioni e ai sistemi di controllo intelligenti, e il percorso Mobility Engineering, supportato da Ferrovie dello Stato italiane, che consente di approfondire gli aspetti legati alla mobilità elettrica, oggi di grande attualità. Crediamo tuttavia che le esperienze internazionali siano fondamentali per l'accrescimento curriculare e personale dei nostri studenti. Per questo, infatti, abbiamo attivato molti progetti di scambio e specifici programmi di doppia laurea magistrale con le più prestigiose università europee ed extraeuropee. Di particolare importanza è il progetto con la Xi'an Zhuangtong University in Cina, presso cui si trova la prima sede del Politecnico all'estero, nata proprio nell'ambito del progetto di doppia laurea magistrale in ingegneria elettrica. Dopo la laurea, i principali sbocchi lavorativi sono nei settori dell'energia, dei trasporti e dell'automazione industriali, e quindi aziende per la produzione e trasporto dell'elettricità, studi professionali e consulenza energetica e certificazione, i trasporti, dai treni agli e-vehicles,
l'automazione e l'Industry 4.0. Grazie alla formazione acquisita, affermiamo con soddisfazione che l'ingegnere elettrico trova impiego in qualunque settore, dallo sviluppo alla ricerca, nel pubblico e nel privato. Infatti, il 97% dei nostri laureati magistrali ha un contratto lavorativo stabile, il 91% lo ha a 6 mesi dalla laurea. Queste percentuali sono decisamente superiori rispetto ad altri corsi di studio di ingegneria e sono da attribuire al carattere altamente multidisciplinare del programma di studio. Secondo QS University Rankings, che stila ogni anno una classifica delle università di tutto il mondo, l'Electrical Engineering del Politecnico di Milano è cresciuta negli ultimi anni ed è oggi al 17° posto nel mondo, 6° in Europa e 1° in Italia. Questo ambito riconoscimento trova riscontro nei dati che provengono dal mondo industriale, nel quale i nostri laureati ottengono grandi soddisfazioni. Ci auguriamo di avervi come nostri studenti nel prossimo anno accademico e vi salutiamo con le parole dei nostri laureati che abbiamo intervistato per questo Open Day. Il documento che contiene tutte le interviste integrali lo trovate insieme alla brochure in questo spazio virtuale. Che dire, vi aspettiamo!